22 banchi nel cuore di Roma per combattere il caro libri. Mancano pochi giorni al rientro nelle scuole e come ogni anno è aperta la caccia al libro usato. Lo storico mercato di Lungotevere Oberdan, aperto dal 5 luglio al 31 ottobre, è da oltre 25 anni il punto di riferimento per tantissime famiglie alla ricerca del risparmio. Il mercato di Oberdan è nato circa 30 anni fa per iniziativa spontanea di alcuni ragazzi che vendevano i libri loro. E oggi dopo 30 anni siamo sicuramente dentro il tessuto sociale della città di Roma, siamo sicuramente leader per professionalità, per servizio ed è bellissimo vedere come la gente ci vuole bene, come la gente viene tutti gli anni riconoscendo il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Secondo i dati di Federconsumatori, la spesa per il corredo scolastico passerà dai 488 euro dello scorso anno a circa 490 di quest'anno. Un costo davvero considerevole che porta sempre più romani e non ad affollare i banchi di Lungotevere. A Vende comunque si trovava, è solo che a comprare comunque loro tendevano più a svalutare tanto il prezzo, così. E a parte questo la gente ci sta comunque. Metà prezzo per i test delle medie e il 40% su quelli del liceo. Sono queste le percentuali adottate da ogni banco. Un notevole risparmio per limitare la stangata di inizio anno scolastico. Ma c'è sempre una convenienza. Fino a quando c'è convenienza siamo qua, poi dopo ce ne andiamo, insomma. Quanto hai risparmiato fino adesso? Io penso che si risparmi 30-40%. Le nuove edizioni e le versioni digitali stanno mettendo in ginocchio la compravendita di Oberdan. Nonostante tutti i proprietari dei banchi si ritengono soddisfatti dell'affluenza. È andata abbastanza bene fino adesso, anche perché la gente è iniziata a venire a luglio. Purtroppo qualcuno ancora non ha le liste, quindi ci aspetteremo in futuro, nei prossimi giorni, un'affluenza maggiore.